Ciao a tutti e allora stasera c'è sta dopo tanti anni. Ragazzi, seguitemi, iscrivetevi, io se no non vi faccio i video, non dite che ci importa, dopo non vi faccio i video, Allora ve lo dico subito, io sono da 69 che seguo l'Inter, facevo l'albo dei figurine, voi non eravate, non solo nati, nemmeno eravate in programma, siete venuti 100 anni dopo. Cioè io sono uno che segue l'Inter da 69, dai tempi di Boninsegna, Lidovieri, Burnic, Facchetti, Mazzola, eccetera eccetera, Herrera che faceva l'allenatore, che ne sapete voi? Facevo già l'albo delle figurine, stavo in collegio, povero me, e ero pazzo dell'Inter, stavo a Roma, io sono romano, erano tutti o della Roma o della Lazio, io interista ero mal visto, eppure sono andato avanti, per un motivo che poi vi spiegherò, perché a 7 anni io sono diventato dell'Inter, mio padre mi portò un uovo di Pasqua, era un uovo di Pasqua che come l'ho aperto c'erano due elastici con due palline, io ho detto ma che so papà sta sorpresa, perché io, la cosa mia non era la cioccolata, era la sorpresa, e ci stavano due palline, disse ah questi si mettono alle orecchie, dico vabbè papà, ero stranito, ma visto giù per farmi contento, dice fai una cosa, richiudilo, e quello lì, perché io stavo quasi a piangere, dico ma che cavolo di Pasqua, poi è arrivato Teo dopo pochi minuti e bastardamente, lo ammetto, bastardamente gli abbiamo dato quello mio con le mollette e mi sono preso il mio, quello nuovo che sarebbe dovuto andare a Teo, in teoria, se mio padre mi ha dato quello e mi è capitato quello, oggi come oggi, col cervello di oggi, avrei detto accetto sta cosa, non avrei mai fatto, ma 7 anni, ma che ragioni, no papà io non voglio questo, voglio vedere che c'è di là, capito, ma non è una cosa istintiva, no? Vabbè, insomma, bastardamente gli abbiamo dato quell'altro, cioè l'uovo di Pasqua che andava a mio fratello Teo Mammucari. Mi sono preso quello suo e io ho dato quello mio già rotto. Lui ha detto: ah, ma già è rotto, di questo sarà rotto. Ha visto, c'erano queste palle. Io invece ho aperto, c'era un ciondoletto di plastica, così di plastica, con la catenella e il gancetto per attaccarlo, che c'era la foto come sto io adesso, invece di essere Alfredo Mammucari ero Sandro Mazzola. Gli ho detto ma che è questo papà, rompevo pure lì, capito? Ma che è? Dice questo è Sandro Mazzola. Dice che vuol dire? È uno a 7 anni, che ne so io, è un giocatore dell'Inter, che vuol dire l'Inter? Allora ci sono le squadre, mio padre mi ha un po' raccontato, ci sono le squadre, no, c'è il campionato qui dell'anno, non aveva mai detto queste cose. Cioè stando in collegio, dopo pochi giorni che sto in collegio vengo a sapere queste cose, prima che stavo a casa che ne sapevo io, stavamo io e Teo, che ne sapevo io a Serie A, Serie B, a Serie C a 7 anni. Invece lì ho cominciato a capire, insomma vabbè, mi dite stavo di Pasqua, con sta cosa di Mazzola, e mi disse ma questo è un giocatore dell'Inter, l'Inter è forte, infatti in quegli anni, allora io vi parlo degli anni, cioè io ho 58 anni, stavo in collegio, sono entrato a 7 anni, metti che quell'evento fu successo a 8 anni, stavamo a parlare del 62 più 8 del 70, 1970, l'Inter è forte. Non mi ricordo, c'era Boninsegna, c'erano i giocatori, a parte ripeto, Lidovieri, Burnic, guarda per quanto mi piace a me Andanovic, però Lidovieri, io me lo ricordo, Lidovieri, aprite le orecchie, Donato, Mario Inter,
Mastrangelo, Neschio, Castellano, io vedevo giocare Lidovieri in porta, voi che ne sapete? Vabbè, caro inglese, tu c'hai 40 anni, io ce n'ho 58, attenzione, alza le mani ogni tanto, non dica che sei il re di tutto il web, comunque sia. Vedete questo, vabbè, parliamo, no, lasciamo perdere tutta questa storia perché è troppo lunga, del stovo di Pasqua, che poi abbiamo fatto una partitella, hanno fatto scavalcare mio padre, cosa rara in collegio, mio padre dalla rete, abbiamo fatto una partitella, tutti i ragazzini, voi che siete, noi l'Inter, ormai io avevo visto, Mazzola, mi aveva detto, una bella squadra, ma mio padre non è che era dell'Inter, stava di... dell'Inter, questo è pure per farmi contento, e Mazzola è forte, ma Sandro Mazzola era forte davvero, era come il padre Valentino Mazzola che morì con l'aereo, con la squadra del Gran Torino, ragazzi, questo è l'enciclopedia della, della storia del calcio. Allora, non vi dovete iscrivere al canale mio, quando è finito il video dovete dire: nessuna cosa mi deve bloccare, iscrivermi, Alfredo Mammucari, iscriviti. E vedete là dietro due chitarre? Guarda, guarda che faccio. Non so più due. Ma che senti? Vabbè, poi non finisco perché... ma pure qui! Insomma... Io faccio video solamente di chitarra, gossip, ogni tanto, ecco, un'occasione come questa, che c'è la Champions, magari, la finale d'Europa League, un video lo devo fare. Allora, vi dico il pronostico, non mi dite parolacce, non mi dite niente, stasera passa il Siviglia, l'Inter... Poi non mi venite a dire, non ci capisci niente di calcio, vedete che maglietta ho, quella che stasera fa la finale. Vi dico che stasera non vinciamo. Passa il Siviglia. Dopo però, quando non vi dico il motivo, quando stasera vedrete il video e vi ricorderete di queste parole che vi sto dicendo, io voglio iscrizioni, cioè, perché dovete dire: oh, ma questo come ha fatto a capire che l'Inter ce la faceva? Ha vinto 5-0 adesso, una squadra dei fenomeni, come fa a non vincere stasera? Stasera usciamo, secondi, vince il Siviglia, già ha vinto. Lo vedete che ore sono? Le 15:29. Non vi sto dicendo una cosa dopo la partita. Io ci capisco di calcio. Allora, stasera usciamo fuori. Però, sto Conte ci ha dato un attimo di... Prendiamola così. Ci ha dato un attimo di capire che si potrebbe crescere, siamo arrivati con lui dopo tanti anni, nessuno si era avvicinato mai, nessuno in questi 10 anni, a un punto dalla Juve, nessuno, è arrivato Conte, guarda caso, a un punto, che poi sono stati gli scontri diretti, che nel primo scontro diretto stavamo a dominare la Juve, stavamo a vincere, ci hanno spezzato sensi, è cambiata la partita, hanno preso in mano loro tutto, il centrocampo non ce l'aveva più niente, hanno vinto, pena sculata, da lì abbiamo perso scudetto, quella partita, quando ci hanno rotto Sensi, che Sensi per tutta la partita, cioè per tutto il campionato non è rientrato più, pensa ai juventini che so, ci hanno rotto il motore di tutta la squadra. Quello che stava a fare nelle prime 7-8 partite Sensi non le stava a fare nemmeno Messi. Va bene?
hanno rotto sensi, Juventini, guarda caso, dei tanti giocatori che ci avevamo, mostri, ci hanno rotto sensi che per tutto l'anno, io non so questo che ha fatto, come ha fatto con quella nemmeno frattura, non so che si è fatto in quello scontro con quel maiale degli Juventino, che per tutto l'anno non ha più giocato sto Sensi, che per 8 partite stava a fare la differenza, 8 partite, 8 volte migliore in campo Sensi. Arriva, giochiamo come la Juve, boom, ci spaccano Sensi per tutto l'anno. Da lì, come è uscito Sensi, abbiamo preso il gol, un altro gol. Eccolo lo scudetto, come è successo, ci hanno rotto Sensi. Nessuno lo dice, nessuno. Andate a rivedere quella partita, quando la prima partita con la Juve, che c'era Sensi, quello che stava a fare Sensi, quello che stava a fare tutta l'Inter, che stava a vincere strameritatamente, all'improvviso ci hanno spaccato Sensi, è cambiata tutta la partita, non eravamo più noi. Hanno cominciato ad attaccare la Juve, Sensi non c'era più, eravamo diventati il Viterbo, con tutto rispetto. Comunque, tornando al discorso, io sono uno youtuber che parla soprattutto, ho fatto 280 video circa, 270-75 di video, la maggior parte sono io insegno chitarra, ho fatto già 200 minimo video di chitarra, di tutti i generi, di tutti i chitarristi, e scale, cose, vi sono live davanti a voi, fra 10 minuti farò un altro video, voglio fare un bellissimo video di Pino Daniele che mi hanno richiesto, a testa in giù, lo farò fra 10 minuti, mi tolgo la maglia dell'Inter, mi vesto normale e farò un video di Pino Daniele a testa in giù, farò vedere tutti gli accordi, ecco, questo è il mio canale, se vi piace iscrivetevi. Comunque io vi faccio vedere che io mi intendo veramente di calcio. Adesso tutta l'Inter è euforica con questo 5-0, ma non sa che stasera arriverà seconda. Perderemo. Va bene? Ci vediamo al prossimo video. Anche se siete juventini, milanisti, lasciate perdere che mi sono messo la maglia dell'Inter, io sono un obiettivo, vedete, sto dicendo che probabilmente nemmeno la meritiamo, questa vittoria di Europa League, va bene, per cui non dite, ah mi ero iscritto a lui, adesso che è dell'Inter quasi quasi mi cancello, no, sto dicendo che stasera non usciamo fuori, va bene. Niente, questo era il video che volevo dirvi, e che vinca il migliore stasera, io spero che vinca l'Inter, dopo tanti anni che abbiamo speso soldi, cambiato allenatori, cambiato presidenti eccetera, ci vorrebbe sta coppetta, perché cioè, voi italiani, anche che siete juventini, milanisti, lo so, dite, ma no, voi dovete morire, lo so. Però un piccolo tifo, io, per dire, quando c'è la Champions League, che c'è sta la Juve contro il Barcellona, che vince, ha vinto la Coppa dei Campioni, c'ho comunque una parte di là che ne dà dell'Italia, capito? Non c'è niente da fare, quello che vuole trasmetto a voi, cioè a parte sfottò tra Roma, Juve, Inter, Mira, però quando c'è una finale, cioè chi vuoi che vince, tu continuo, l'Inter o Siviglia, in coro state a dire, Siviglia, però non è una cosa bella, ve lo dico, questo è sport, voi dentro al cuore allora non ci avete lo sport, c'avete la cattiveria, c'avete l'invidia, c'avete l'egoismo,
c'ha vede la vendetta, c'ha vede. Io per fortuna, quando con tutto ciò che Inter e Juve sono sempre stati il derby d'Italia, le due squadre più forti da sempre, più a parte dopo viene il Milan, eccetera, eccetera. Ma però in questi casi, cioè Siviglia-Inter, chi vince vince la Coppa Europa League e voi vi fate il Siviglia, secondo me avete dei problemi. E se voi veramente dite sì, certo che ti famo Siviglia, come te quando ha perso la Juve in Champions League hai gioito. Io non ho gioito, dice che ce ne frega a noi, tanti hanno gioito, per cui non gioiamo pure noi. Allora sai che vi dico, gioite, gioite. Se è giusto pensare gioire che vinca il Siviglia, va bene. Però io gioisco se vince l'Inter. Va bene, con questo io vi saluto e vi dico, se no non si è capito tutto il video, stasera noi usciamo fuori, guai a qualcuno che mi venga a dire Alfred tu ce l'hai tirata, no, è che mi intendo di calcio, io seguo il calcio dal 69, che tifo questa maglia, dal 69. Ci capirò più di voi che ci avete un milione di iscritti, non si sa come fa la gente a sentire voi, che a me, che io che seguo il calcio da 50 anni, io non lo so, non lo so come si fa. E il mondo si è rovesciato, danno più retta a uno di 18 anni che uno che segue il calcio da 50 anni, che si ricorda tutte le tappe, tutti i problemi, stati risolti, gli allenatori, gli arbitraggi contro di noi, tutte queste cose. No, va adesso su YouTube, vanno i giovani che non sanno un cazzo. Dovevo dirla sta parola, veramente è così. C'è gente di 20 anni che ha 600.000 iscritti che parla solo da Roma. Ma allora scusa, ma io che parlo di calcio, che lo seguo da 50 anni, quanti iscritti dovrei avere io? Ma manco li faccio i video di calcio, perché per me so come i discorsi da bar. Come fanno questi a avere avuto 500-600 mila iscritti, pieno pure 3-4 mila euro di stipendio, questi stronzi che se vanno a iscrivere a 400 mila persone se vanno a iscrivere. Boh, io non lo so, capisco più niente. Comunque, capisco più niente fino a un certo punto. Io vi dico che stasera noi sfioriamo il sogno, va bene? Vedete, guardate che ore sono, 20 minuti alle 4, ve lo sto dicendo adesso, No, poi non mi dite, ma tu l'hai fatto dopo il video, ci sarà un modo per vedere, no? Che quando ho fatto il video, ve lo dico, stasera usciamo tranquillamente, usciamo subito, però ci resterà un pizzico di la prossima volta magari, capito? Allora già vi dico, la partita comincerà molto ad attaccare l'Inter, ma molto attaccare Siviglia, tutte e due, diventerà subito una squadra della serie, no, te voglio staccare i gambi, quello da una parte e quello dall'altra, per cui se farà un gioco molto, molto a squadre lunghe, a un certo punto tutta l'Inter è nell'area perché c'è sta un punizione, dopo due secondi una respinta di testa del difensore, boh, parte tutta l'altra squadra che l'Inter stava già tutta lì, partono tutti quell'altri e lì tutti a correre, a rincorrere questo che sta a fare sta velocità, questo contropiede, volevo dire, e sarà tutta una partita così, di qua e di là, di qua e di là, però alla fine, siccome sono 10 anni che ci dice male, sono sicuro che stasera ci dice male ancora, che però Conte ha portato un pizzichino di cosa di più di tutti gli allenatori che abbiamo avuto,
un pizzichino di più l'ha portato. Già che c'è Vaffana finale, per noi è già un sogno. Quante finali noi abbiamo visto delle altre squadre italiane, abbiamo detto, ma noi quando? Finalmente stasera c'è sta una finale, partita secca dell'Inter, per gli interisti dovrebbe essere un sogno, una cosa che erano 10 anni che succedeva. Allora, forza Inter, con tutto il cuore che succeda di tutto, ma che vinca sta maledetta Europa League, guarda, faremo muti tanti juventini che staranno lì a vedere la partita gufacciera come nessuno può immaginare quanto i juventini stasera guferanno e vedranno sta partita, come la vedranno? La vedranno più degli interisti, arrivano 10 minuti prima di noi a vedere la partita, perché proprio stanno lì come Dio, Dio, speriamo che questi non vincono l'Europa League, ci pierebbero per culo per parecchio. No, no, come mai? No, come mai? No, come mai tu, Levena, non la vinci mai? E invece magari noi stasera vincemmo, no? Ma è una cosa proprio che io non ci credo, non ci credo. Tu dici, ma tu stai a tirare avanti, caro per i poi. No, non mi sento che un centrocampo come il nostro, con Gagliardini, con D'Ambrosio, con questa gente qui, riusciamo a fare un'impresa con Siviglia, che è ben compatta, è una bella squadra, bei giocatori, veramente revisionata, si è dimostrata veramente forte in Siviglia. È la squadra che veramente tutti avrebbero preferito, un Manchester o un Lione, cioè un'altra squadra, a purché Siviglia. Siviglia ha avvelenato. È veramente una bella squadra. E se vincerà contro l'Inter, e se lo meriterà senza sbagli arbitrali, come io prevedo, che loro vinceranno. Vedete la sportività dove sta? Non so, uno stasera 6-0, 3-0, 5-0. No, imparate da me. Stasera l'Inter non ce la fa con Siviglia, ha fatto l'impresona. L'impresona di 5-0, che è stata, secondo me, se vinceva 1-0 era meglio. Sto 5-0 ci ha rovinato psicologicamente, ci fa già sentire come protagonisti ormai di sta finale, quando non lo saremo. E lì voglio che dite, io mi devo iscrivere a sta persona, mi devo iscrivere al canale suo, Alfredo Mammucari, iscriviti, e non solo, campanella, perché questo davvero si vede che c'ha 50 anni di esperienza di calcio, no questi che hanno 500.000 iscritti, no, di Alfredo che ce n'ha due. Bene. Ci vediamo dopo il video, va bene? E vedrete chi capisce di calcio in questo web, tutti questi youtuber che parleranno dopo la partita. Come andrà, andrà, se vincerà l'Inter diranno, se siamo meritata, Lukaku, Martinez, siamo mostri, Barella, Handanovic. Se invece andrà male, se invece andrà male, non andavamo con questa squadra, con D'Ambrosio, con Gagliardini, con Paul Cavallero, quando andavamo, bravi, bravi, sono bravi a parlare dopo, bravi, bravi, bravi. Io parlo prima del video, ecco perché vi dico di iscrivermi al mio canale, io del calcio ce capisco. Stasera uscimo del brutto,
No, de brutto proprio. Va bene. Io vi lascio con questo video e mi dispiace di quello che sto a dire. Magari mi sbagliassi, purtroppo penso di dire la verità. Stasera a Siviglia ci dà una dimostrazione di calcio e uscimo fuori. Ma mo perché a festa di queste cose? Secondo me stai a buttare il carro davanti. Allora pensate quello che volete. Per me l'Inter è una grande squadra, c'è un grande allenatore, però puta caso sono 10 anni che non vinciamo niente. Bene, uscivo in Coppa Italia per dei stronzate, per dei sbagli di difesa assurdi. Non ce la vedo che vince contro, vince Europa League. Che vi devo dire? C'ho sto presentimento. Che vi devo dire? Penso che stasera noi non ce la facciamo. Anche che mi metterei a piangere, perché quando ci ricapiterà, dopo 10 anni. Però mi sento sta cosa, è più forte di me. Magari dopo il video, cioè dopo la partita, se quello che ho detto a voi vi rimane una cosa che dicevo, ammazza, ha detto proprio quello che è successo. Ragazzi, iscrizioni, a quel punto iscrizioni. Squadra che vince se non si cambia. Cioè, youtuber che dice le cose che stanno prima della partita, già sa come finisce, e il perché e il come. È da seguire, no tanti ciarlatani che hanno 1 milione di iscritti e dicono una cosa, non succede mai come dicono loro, sempre al contrario. Va bene? Allora, un bocca al lupo all'Inter per stasera. Ripeto, un po' amaro perché già so il verdetto, già so il verdetto. Però a me già sta cosa che ha dato una piccola illusione a tutto il popolo interista, che stasera ce l'avremmo potuta passare, già mi dà soddisfazione, perché ricorda ai tifosi che comunque l'Inter ancora esiste. Va bene? Però stasera purtroppo andrà a finire così, perché so 50 anni che seguo l'Inter e non mi sbaglio mai. Se vi è piaciuta questa mia faccia e faccia, Alfredo Manugari, iscriviti su YouTube, Alfredo Manugari, iscriviti e campanella, che ti avvertirà di ogni mio, poi ricomprate voi il computer, mio video che faccio in tempo reale, arriva subito il titolo, Alfredo Mamone ha fatto un video così così. Comunque io sono un chitarrista, a me piace l'Inter fino a un certo punto, ragazzi, vi dico la verità, cioè mi piace l'Inter da ragazzino, questa storia che vi ho raccontato dell'uovo di Pasqua, che mio padre entrò, si mise in porta, noi tutti i ragazzini abbiamo fatto, voi che siete, noi dell'Inter, perché io ho visto lo scudetto dell'Inter, quell'attimo da Roma, che lì là stavamo a Ostia, partita, abbiamo vinto 2-0, mio padre si mise in porta, giustamente, si metteva, ci smattava, si mise in porta, parò 2 rigori, tirarono 2 bombe e ha parate tutte e 2. Abbiamo vinto 2-0, io da quel giorno diventai dell'Inter, capivo niente. Ogni volta che sei dell'Inter, tutti da Roma, da Roma, da Roma, da Lazio, da Roma, da stavamo a Ostia, da Roma, da. Te, come dell'Inter? Non sei romano, sì. E com'è? E perché l'uovo di Pasqua? Ma che carne l'Italia, Roma è magica, Roma qui, a Roma della ma di che, ma che stai a dire? Ancora di più interista. Va bene, vi saluto, spero che io sono so sicuro che sono rimasto simpatico questi 10 minuti. E poi se volete iscrivervi, iscrivetevi, se no, comunque forza niente. No, perché no, niente ce n'è tanto stavolta. Ciao a tutti, al prossimo video. Oh, iscrizioni, condividetelo.
mi piace, commenti, Alfredo sei veramente simpatico, oppure mi sei antipatico, va bene, ciao a tutti e stasera forza Inter, purtroppo usciremo, però forza Inter.